Si dice che questo animale abbia l'alito più pesante in natura. Ricorda l'odore della carne in putrefazione. Sto parlando del drago di Komodo, la lucertola più grande del mondo. La mia missione è trovare il maschio più aggressivo e fotografarlo mentre si batte per conquistare la femmina. Oggi, gli ultimi esemplari di drago di Komodo vivono concentrati in 5 piccole, remote isole nella parte orientale dell'Indonesia, in un'area oggi diventata parco nazionale. Il mio viaggio inizia a Flores, un isolotto roccioso dal passato turbolento, nella parte est del parco nazionale di Komodo. Come la maggior parte delle isole indonesiane, Flores è nata da una catastrofe naturale. Una quantità impressionante di lava allo stato liquido eruttò dagli abissi marini 70 milioni di anni fa, creando il panorama unico che possiamo ammirare oggi. Una terra che pullula di animali strani e pericolosi. Non vedo l'ora di stanarli. Che posto fantastico! Basta dire che di recente vi hanno scoperto le ossa di una razza simile ai pigmei che popolava queste grotte. Sempre qui hanno ritrovato resti di draghi di Komodo. È facile supporre che le enormi lucertole siano entrate in contatto con questo piccolo popolo. Ma erano i nani a cacciare i draghi oppure il contrario? Siamo a giugno. Il periodo in cui i draghi maschi raggiungono il massimo dell'aggressività, spinti dall'impulso irrefrenabile dell'accoppiamento. Spesso scoppiano lotte violente e sanguinose per la supremazia. Avvicinarsi durante una di queste liti è pericoloso, ma voglio scattare una foto indimenticabile. La mia attenzione è attirata dalle grida di alcuni macachi. Qui vicino potrebbe essere in agguato un pericoloso predatore. Sembrano delle scimmie, dei macachi. Spesso condividono lo stesso ambiente dei draghi. Qualcosa si muove lassù. Sembra grande. Se è un serpente, è grande. Se mi sbrigo, dovrei vedere qualcosa. Forse sarò fortunato. Ok. Un serpente! È enorme! Un pitone reticolato. Devo sbrigarmi prima che se ne accorga. Preso! L'ho preso! È un serpente straordinario, il più forte del mondo. Di solito i serpenti così grossi, di 4 o 5 metri, non sono pericolosi, ma il pitone reticolato è tutta un'altra storia. Mi sta stringendo il braccio, non posso sfilarlo, ma devo tenerlo lontano dal collo. Guardate. Non riesco a sfilare il braccio. Non sarà facile liberarsi di questo serpente. È la specie più grande al mondo, supera i 10 metri. Hanno un centinaio di denti con i quali afferrano la loro preda per poi stritolarla e asfissiarla. In pratica, quando la preda butta fuori l'aria, il serpente la stringe ulteriormente fino a soffocarla. I suoi denti sono come aghi appuntiti ed uncinati. Ne ha un centinaio. Sono affilatissimi. Li usa per afferrare la preda, non per masticare. Cattura la preda per poi asfissiarla, ma non per masticarla. Per prima cosa cerca la testa ingoiandola per intero. Un meccanismo diverso dal drago di Komodo. I suoi denti non sono fatti per afferrare, ma per strappare carne. Il drago di Komodo attacca a prescindere dalle dimensioni della preda, sempre nei limiti della sua forza. Quindi potete immaginare perché devo impedire che mi arrivi al collo. Un esemplare adulto può raggiungere i 10 metri. Se dovessi affrontare un drago di Komodo, sarebbe un duello degno di Jurassic Park. Non riesco a sfilare il braccio. Ecco, ora mi stringe le gambe. Coraggio. Si chiama pitone reticolato per i disegni sulla pelle. Reticolato, cioè a rete. Sotto il sole il corpo sembra brillare con tutte queste sfumature viola, giallo e marrone. Sono venuto qui per cercare i draghi di Komodo, ma ho scoperto che queste giungle tropicali ospitano una fauna ricchissima. L'uomo non vi si è ancora insediato
Quindi gli animali vivono liberi e possono crescere a piacimento, come nel caso del drago di Komodo. Devo mollarlo. Mi ha bloccato la circolazione del braccio. Non lo sento più. Se non me ne libero subito, non ne uscirò vivo. Devo solo... Ah, è fortissimo da non credere. Il pitone reticolato è uno dei pochi serpenti in grado di uccidere e divorare un uomo. Cerco di liberare il braccio. È stretto in una morsa fortissima. Più stringe, più aumenta il rischio. Immaginate se uno vi si attorcigliasse intorno al collo. Non potreste fare nulla. E questo è un cucciolo, ve lo assicuro. Un adulto è 4 volte più grande. Ecco fatto. Mi sono liberato. Adesso lo rimetto sull'albero. Voglio lasciarlo esattamente dove l'ho trovato. Wow! È stato fantastico trovare un serpente di queste dimensioni in un dirupo. Fantastico! Che lucetta! Forse il mio primo drago. Questa grotta è un paradiso primitivo, ricco di sorprese. Guardate come corre! Guardate che meraviglia! Preso! Guardate, ce l'ha con me. È un varano acquatico, un predatore micidiale, presente su quasi tutta l'isola. Vive sulla terraferma, ma anche nell'acqua. Caccia anche in mare. Guardate che artigli. Possono afferrare di tutto. E guardate che zanne. Ad ogni morso strappano brandelli di carne. Hanno le stesse caratteristiche dei draghi di Komodo. Oh no! Scappa! Cerca di scappare. Ma voglio dargli un'occhiata prima che sparisca. Sono dei draghi di Komodo in miniatura, infatti... I draghi di Komodo sono molto più grandi, raggiungono i 3 metri, ma si somigliano molto. Si nutrono di animali morti, proprio come loro. A volte se ne vedono decine accalcati attorno a tartarughe o altre carcasse. Hanno una dentatura poderosa con cui strappano pezzi di carne, li riducono in brandelli e poi li ingoiano uno ad uno. Non hanno bisogno di uccidere prede vive. Di solito i rettili ingeriscono animali di piccole dimensioni e sempre interi, ma loro, a differenza del drago di Komodo, hanno denti affilatissimi. Anche la coda è una tremenda arma difensiva. Statene alla larga. E se non indossate scarponi come questi, vi ritroverete tanti lividi sulla gamba. Mai avvicinarsi a quella bocca. Rischiate di perdere un dito. I draghi di Komodo sono imparentati con questi rettili. Appartengono tutti alla famiglia dei varanidi. Il drago è ovviamente più grande, raggiunge i 90 kg di peso e i 3 metri di lunghezza. Sono nervoso all'idea di trovarmi faccia a faccia con questo terribile predatore, le cui zanne affilate contengono micidiali batteri. Ma sono qui per questo. Per immortalare il drago al culmine della sua aggressività, ovvero quando si scatena in violente e sanguinose battaglie per la conquista della femmina. Sono sull'isola di Flores, in Indonesia, una delle 5 isole al mondo dove vivono i draghi di Komodo. Punto ad ovest, verso Lauban Bajo, una vivace città costiera, la porta verso la terra dei draghi. Flores è famosa per il suo passato, che ricorda le fiabe di hobbit e giganti. Oggi la popolazione vive in piccoli insediamenti isolati tra loro. Per fotografare i draghi più grandi del mondo, mi serve un passaggio in barca fino al Parco Nazionale di Komodo, la riserva dedicata a questo splendido animale. Compro le provviste necessarie per le 3 settimane di viaggio verso la terra dei draghi. Salve, vorrei una di queste zucche. È una zucca, vero?
Zucca, sì, sì. Indonesiano Labu, Labu. Ah, qui Labu, Labu, ok. Posso tagliarla e cucinarla? Sì, sì. Ne voglio una. Quanto costa? Non scherzi, quanto? Ok, quanto? Cos'è? 1000? Così? Come ha detto che si chiama in indonesiano? Labu. Labu, me lo ricorderò, Labu. Grazie mille. La mangerò stasera, bene. Grazie. Trimi a case, proprio quello che volevo dire, trimi a case. Grazie mille, fantastico. Dovrei prenderne di più. Mi dicono che il mercato sia il posto giusto per rimediare una barca con cui raggiungere il Parco Nazionale di Komodo, l'unico posto dove potrò incontrare il drago. Quanto costa? Quanto? Sì. Questo è il bastone magico di Komodo. Il bastone del drago. Lo conosci? Per la grande lucertola, il bastone del drago. Il pescatore deve aver visto il mio bastone a Chiappadraghi. Per i guardiani del Parco Nazionale, questo oggetto ha poteri magici. Tutti sanno che sarà la mia unica difesa contro le zanne di un drago affamato. Mi serve una barca per andare lì. Ho una barca, sì. Ce l'hai? È una bella barca. Me la fai vedere? Ora? Certo. Che fortuna. Ho trovato un amico che mi aiuterà a raggiungere le isole incantate del Parco Nazionale di Komodo. Sono eccitato. Sarà un'avventura fantastica in un posto incredibile, reso famoso anche da queste fantastiche creature. Non vedo l'ora di saperne di più. Qui a Flores è difficile incontrarli. Evitano il contatto con l'uomo, ma nel posto dove sto andando troverò senz'altro la tana della lucertola più grande del mondo. Qui avete buone barche. Siete tutti lupi di mare. Ci sono dei marinai esperti. Te lo chiedo perché so che qui ci sono strane correnti. Non voglio che la barca si capovolga. Rischierai di affogare. Non morirai, tranquillo. Mi dirigo verso un luogo misterioso e inesplorato. Non so cosa. Qui vivono i draghi. Era questo l'avvertimento che gli esploratori leggevano sulla mappa quando si addentravano in queste acque. Chi è riuscito a non affogare e a non essere divorato da un drago è tornato con fantastiche storie di giganti e mostri famelici. Erano uomini coraggiosi, ma in quei momenti avevano paura, come me. L'avventura è iniziata da 36 ore. Mi avvicino a Rincha, una delle 5 isole al mondo dove vivono ancora i draghi di Komodo, le lucertole più grandi del mondo. Mi dirigo verso la famosa Cannibal Rock, una scogliera battezzata così da un sub che vide un drago di Komodo divorarne un altro. Ecco cosa intendevo per avventura. Guardate che posto. Un'isola preistorica. Tra tutti questi isolotti perdi l'orientamento. Il posto che sto per raggiungere si chiama Cannibal Rock. Sarà il mio primo campo base. Fantastico. Sembra che qui un drago di 3 metri abbia divorato un suo simile più piccolo. Cose che capitano in un'isola di cannibali e feroci predatori. Mangiano tutto. Partirò da qui. Ho qualche timore, sono animali particolari, così grandi che non riuscirei mai a catturarne uno per poi esaminarlo. Devo mantenere le distanze, sono enormi, possono mangiarmi vivo. Avrò davvero bisogno del mio bastone magico, una specie di forcone con cui tenerlo a distanza se mi attacca. Ne sto preparando uno. Questa volta devo essere davvero prudente. Non voglio essere morso. Qui il mare è fantastico. Non c'è posto migliore per le immersioni. Faccio un tuffo per rinfrescarmi. Il caldo è insopportabile.
Ma a volte anche la bellezza nasconde pericoli. Qui vivono pesci e serpenti mortali. Se si viene punti da un pesce scoglio, si muore tra atroci sofferenze. È un drago! I draghi di Komodo nuotano molto velocemente. Non so né da dove viene né dove sta andando. Cerco di stargli dietro. È probabile che i draghi abbiano raggiunto queste isole indonesiane a nuoto. Sono i più diretti discendenti di una lucertola gigante di 6 metri che viveva in Australia 40.000 anni fa, un mostro chiamato Megalan. Lo vedete? Non è incredibile? Ero sott'acqua quando ho visto un'ombra. Non ero sicuro di cosa si trattasse. Poi ho visto una lucertola che nuotava come un'anguilla. Ah, incredibile! Mentre cercavo di seguirla, me lo sono trovato davanti. Non ha cercato di attaccarmi, ma mi ha fissato finché non mi sono allontanato. L'ho seguito al nuoto. Sono ottimi nuotatori. Non so dove va, ma voglio seguirlo sulla spiaggia. Ah! Che esperienza fantastica! Che opportunità! Non so da dove viene. Probabilmente da un'altra isola. Gli scienziati dicono che può fiutare il cibo fino a 10 km di distanza, di solito carogne. Deve aver fiutato qualcosa e io gli vado dietro. Provo a seguirlo per vedere che succede. Ecco il pasto del drago, guardate. Sente l'odore. Qui vicino deve esserci una carcassa. Non ho la macchina fotografica. Non ho neanche il bastone del drago, mi ero tuffato per fare il bagno. Vorrei avvicinarmi. È tanto che sogno questa opportunità. La carcassa deve essere qui da parecchio tempo, perché è tutta gonfia. Guardate, ci infila la testa dentro. Provo ad avvicinarmi. Non vorrei azzardare troppo. Che peccato che non ho la macchina. Cosa più grave, neanche il bastone magico. Almeno potrei tenerlo a distanza se si avvicinasse. Ora potrei solo buttarmi in mare. Guardate come ci affondano la testa, incredibile. Ne hanno sentito l'odore da chilometri. Quello che ho seguito era in mare aperto, veniva da un'altra isola. Ora divorano le interiora. Sono animali crudeli e carnivori. Mangiano qualsiasi cosa. Un grosso vantaggio qui. L'animale deve essere morto da un paio di giorni. Non sappiamo come. Forse è stato ucciso da un altro drago. Ecco perché hanno la bocca piena di batteri. Mangiano carogne in putrefazione. Gli scienziati hanno scoperto nella loro bocca fino a 70 diversi batteri e alcuni sono letali. Quando attaccano un animale più grande di loro basta un morso per intossicarlo. La preda sopravvive per alcuni giorni, anche una settimana, ma poi muore di setticemia. Una volta morta, il drago la ritrova e la divora. Che peccato non avere la macchina fotografica. Avrei fatto delle foto fantastiche. Spero di avere un'altra occasione. Sono spettacoli frequenti su quest'isola, ma è difficile trovarsi nel posto giusto al momento giusto. C'è una coppia di piccoli draghi che si avvicina. Hanno paura, gli adulti potrebbero divorarli senza neanche interrompere il banchetto. Esiste un ordine gerarchico. Più grande è il drago, più a lungo può mangiare, proprio come gli avvoltoi africani. Ma questi sembrano tutti della stessa grandezza. Ecco perché mangiano insieme. Non c'è disputa tra loro. Visto che zecche sul dorso. Che voracità. Entrano nella carcassa con tutta la testa. Quando hanno finito di mangiare, dopo circa un'ora e mezza, non resta nulla. Vorrei vedere cosa ne fanno delle ossa. So che riescono a spezzarle con i denti e ingerirne grossi frammenti.
Assistere ad un loro fasto è spaventoso. Perdono letteralmente la testa. Non appena sentono l'odore della preda, pensano solo a mangiare. Non lasciano nulla. I loro succhi gastrici digeriscono anche ossa, corna e zoccoli di animali come questo. Si sta avvicinando troppo, inizio a preoccuparmi. È preso dal pasto, ma si sta avvicinando. Se dovesse saltarmi addosso, non potrei scappare. Si avvicina ancora. È meglio che me ne vada. Dopo questo spettacolo di velocità, sono ancora più deciso a portare a termine la mia missione. Fotografare un combattimento tra i maschi. Questi sono cuccioli in confronto a quelli che incontrerò dopo. Salve! Mi dispiace, ero occupato con i draghi. Sono stato lì tutto il pomeriggio. Hai la mia attrezzatura? Sono accolto dalla luce rassicurante di una lampada per la pesca ai calamari. Ma ora devo abbandonare le mie guide e proseguire da solo. Grazie, grazie mille. Siete stati gentilissimi. Grazie ancora del vostro aiuto. Arrivederci. Non mi rassicura abbandonare Cannibal Rock per un luogo in cui vivono creature in grado di uccidermi. Dai brividi pensare che possano localizzarmi a chilometri di distanza. Sono venuto in Indonesia alla ricerca del drago di Komodo. È da quando ero bambino che sogno di fotografarli. Per me è uno degli animali più belli del mondo. Camminare in questi posti mette i brividi. So che i draghi possono nascondersi ovunque in attesa della preda. Un daino o persino un bufalo che pesa 5 volte di più di loro. Guardate qui, lo vedete? Un perfetto esempio di mimetismo. È una vipera, verde come l'albero. Devo stare molto attento perché è piccola e colpisce veloce. Presa. Sembra simpatica, eh? Non è carina? Questa è quasi blu, ma di solito sono di un verde vivo. È sempre la stessa specie, cambia solo il colore. Spesso si confonde con altri serpenti. La specie è la stessa, ma ha colori differenti. Non c'è una vera spiegazione per questo fenomeno. È carinissimo, non trovate? È un serpente molto rapido, bisogna stare attenti. Come tutte le vipere, ha una bella mira. Tra occhi e narici c'è il minuscolo recettore di calore. Adesso che tira fuori la lingua si vede meglio. Ecco, ora potete vederlo. Con questi riesce a puntare una preda anche senza vederla, anche in piena notte. Questi recettori rilevano ogni movimento in base alla concentrazione di calore. Può trattarsi di un topolino come di un altro animale, il discorso non cambia. Di solito cacciano piccoli animali come gechi, uccellini, topi. I draghi che vivono sugli alberi entrano spesso in contatto con questi animali. Ovviamente non se ne preoccupano. È più frequente che i draghi mangino loro che non il contrario. Ha denti molto grandi, ricurvi, come tutte le vipere. Guardate. Sta pensando, se questo tipo non molla la coda, gli do un bel morso. I loro denti si piegano contro il palato. Per questo possono crescere tanto, circa 1 centimetro. Il loro veleno è tossico, o meglio, citotossico. Intacca i vasi sanguigni, anche se non è letale per l'uomo. Comunque sia, è meglio evitare un morso. Il veleno è molto doloroso e può provocare necrosi. Questa è quasi la loro lunghezza massima. Arrivano a circa 75 centimetri, ma il loro morso fa davvero male. Immaginatelo nel verde della giungla. Non lo vedreste mai. Sono stato fortunato a trovarlo. Io so dove cercare, ma solitamente, quando se ne stanno immobili tra il fogliame, è quasi impossibile notarli. Si mimetizzano perfettamente. Guardate com'è veloce. Assume la posizione d'attacco. Si avvolge a spirale, punta l'avversario e fa vibrare la lingua. Valuta se può sferrare un colpo preciso. Non spreca energie preziose. Non attacca,
se non è alla distanza giusta. E io non voglio essere il suo bersaglio. Non voglio essere morso. Vediamo se riesco a fargli qualche bella foto. Stai fermo. Starà pensando... Ora lo uccido, sono furioso. Fantastico, sta fissando l'obiettivo, è bellissimo. Ecco, sale sull'albero, guardate come si muove. Guardate, sale lentamente. Non è incredibile? Nel bel mezzo del nulla, ripasso mentalmente i racconti dell'isola, come quella del barone svizzero, che nel 1974 si sdraiò da queste parti per fare un pisolino e finì dritto nelle fauci di un drago. Di lui furono ritrovate solo una scarpa insanguinata e la macchina fotografica. Chissà se prima di morire avrà scattato almeno delle belle foto. È tanto che aspetto questo momento. Per la prima volta sto per immortalare un drago. Ho trovato il mio primo drago, guardate! Ah, se ne vuole andare! Vuole scappare come una lepre. Ok, non posso rischiare di essere morso. A questa età ha già iniziato a mangiare carogne e piccoli animali. Non sappiamo se ha sviluppato dei batteri nella bocca. Ci si può confondere. A quest'età ha un corpo simile agli altri varanidi. E ne esistono così tante specie. Ma si nota subito la grandezza della testa rispetto al corpo e poi il muso squadrato. È il muso che lo distingue. È un animale molto forte, ha la pelle molto dura. Queste milioni di piccole macchie gli permettono di mimetizzarsi fra gli alberi. Scende a terra lentamente e una volta sul suolo diventa più scuro e torna a confondersi con l'ambiente. Una perfetta macchina mimetica. Inoltre ha artigli robusti. Se ci metto il dito sotto noterete che sono affilati come rasoi. Grazie a questi artigli può afferrare ogni tipo di preda. Ora ve lo dimostro. Guardate che presa! E guardate gli artigli! Posso tirare con tutta la mia forza, non riuscirò a staccarlo. Immaginateli piantati nella carne. Il fatto che sia cresciuto tanto da poter scendere dall'albero è buon segno. Molti muoiono prima di arrivare a quest'età. Solo il 3 e massimo 4% dei rettili raggiunge l'età adulta. Sono stato fortunato. Ora lo sollevo. Guardate come muove il collo. Non sembra un dinosauro? In un certo senso lo è. Guardate il muso. È fantastico, non vede l'ora di andarsene. Ora lo libero. Sono nel cuore del Parco Nazionale di Komodo. 5 isole da sogno ad est dell'Oceano Indiano. Qui vivono gli ultimi draghi di Komodo. Sono qui, da qualche parte. Devo solo trovarli. Sono qui per fotografare un violento combattimento tra maschi per la conquista della femmina. Quest'anno le piogge monsoniche tardano ad arrivare. È un giugno insolitamente caldo. Il panorama è splendido. Un posto magnifico per studiare gli animali. Dove pescano le aquile di mare è facile trovare anche altri pescatori. Gli abitanti del luogo hanno buone barche. Spero che uno di loro mi faccia da guida. In quest'isola non ho trovato ciò che cercavo. La lucertola più grande del mondo, quella lunga fino a 3 metri. Ho l'impressione che questi signori abbiano passato troppo tempo sotto il sole. Salve, salve. Io sto cercando il drago di Komodo. Conoscete la lucertola gigante? Sì. È lunga più di 2 metri. Vorrei fotografarla. Sì.
La conosci? Quello grande, sì, il grande drago. Lo conosci? Quello dal collo lungo. Vado con lui? Questi uomini fanno più paura del drago. La barca fa acqua, eppure ci viaggiano in 5 anche per 60 chilometri, nelle acque più pericolose del pianeta. È pazzesco. I pescatori mi portano a casa loro, un luogo chiamato Komodo Village. Si dice che qui vivano i draghi più grandi del mondo. Sembra che un tempo tutta l'isola fosse una prigione. Ancora nell'Ottocento i criminali ci venivano esiliati e lasciati soli a cavarsela contro i famelici draghi. Comunque è bello rivedere un po' di civiltà. È incredibile cosa si prova quando si passa dall'isolamento alla civiltà. Il villaggio è pieno di gente e di cibo per i draghi. Gira la voce che i draghi abbiano dissotterrato cadaveri dalle antiche tombe. Prima di venire qui ho sentito la storia di un bambino mangiato da un drago, un'agghiacciante testimonianza della pericolosità dell'unica lucertola mangiatrice di uomini. Il capo villaggio mi ha trovato un posto per la notte. Qui posso recuperare le forze in attesa di riprendere la mia missione. Grazie, grazie mille. Ci vediamo domani. E grazie ancora. Salve, come va? Felice di conoscerti. Ah, è tua moglie. La gente del posto è molto ospitale. L'hai pescato in mare? Sì, fantastico. Niente supermercati, si va direttamente nell'oceano. Fantastico. Un tokai. È lui? Lo sento. È nella casa? Posso vedere? È un geco enorme. È un geco domestico, voglio dire che vive abitualmente nelle case, con la gente. Qui ce ne sono molti, ma non è facile trovarli perché si nascondono in spazi molto piccoli. È difficile. Si infila rapidamente sotto il tetto, bisogna seguire il rumore. Preso! Eccolo, preso! Eccolo qui. Guardate, eccolo. Occhio a dove mettete i piedi. Il tokai morde. Attenzione, vuoi provare? Morde. Certo che morde. Sul naso? Questo è il secondo geco più grande del mondo. Guardate nella bocca. Ha circa 100 denti, affilatissimi. Si può vedere la lingua rossa. È di un colore rosso acceso. Può prenderci di tutto. Potrebbe lacerarmi il dito. Morde e strappa. Può farvi un dito a pezzi. Quando cattura la preda, affonda questi dentini per poi ingoiarla. E rapidamente. A differenza del drago di Komodo, usa le zanne per ingoiare la preda intera, non la lacera. Potrebbe ingoiare un topo senza problemi. Ma sono animali stupendi. Guardate che splendide macchie rosse. Mai visto nulla di simile. C'è un'altra caratteristica che ne fa uno degli animali più belli del mondo. Guardate l'occhio. Ha l'orbita dorata. Degli occhi fantastici, molto grandi. Ci vede anche al buio. Come tutti i gechi, si arrampica sui muri e sui vetri, anche su materiali molto scivolosi. Ha artigli robusti e le zampe sono coperte di peli sottilissimi ed invisibili. Servono per aderire meglio alle superfici più difficili e scalarle. Sono incredibili. Come tutti i gechi, possono perdere la coda. Se un predatore, ad esempio un serpente, lo afferra per la coda, lui la stacca e scappa via. E dopo gli ricresce. Sono chiamati i tokai per i loro versi. Sembra che dicano proprio tokai. Nella giungla si sentono anche a 2 chilometri di distanza.
producono suoni acutissimi. Tokai, tokai! L'ho infastidito abbastanza per oggi. Lo liberiamo, eh? Non posso più perdere tempo con i Jackie. Devo sbrigarmi. Devo concentrare le mie energie per fotografare un combattimento tra i draghi. Queste lotte hanno luogo soltanto tra maggio ed agosto e spesso si esauriscono in pochi secondi. Spero di trovarmi nel posto giusto al momento giusto. Nelle ultime 3 settimane ho fatto di tutto per fotografare i draghi di Komodo, ma non ho ancora raggiunto il mio obiettivo: immortalare un duello tra maschi. Eccola! Vedo una lucertola su un albero. È davvero grande! Presa! Non è facile arrivare lassù. Sta cercando di graffiarmi. Guardate. Ah, eccoci qui. Guardate che bello. Sapete una cosa? Se mi trovassi in qualsiasi altro posto e vedessi un piccolo varano su un albero, non ci farei caso. Sono animali comuni. Ma dato che siamo a Komodo, meglio dare un'occhiata. E ho avuto ragione. Guardate quanto è grossa la testa rispetto al corpo e osservate il muso che forma quadrata. È un piccolo drago di Komodo. Incredibile. Non capita tutti i giorni. Sono molto agili, riescono a mimetizzarsi e a sparire in un attimo. Appena le uova si schiudono, i piccoli draghi escono dal nido e scappano su un albero, salendo il più in alto possibile. Hanno paura di essere divorati dai genitori. I draghi di Komodo sono attirati dal minimo movimento e mangiano i loro stessi figli. Per un piccolo drago il rifugio migliore è in cima agli alberi. Infatti ci passano i primi anni di vita, cibandosi di piccoli insetti, gechi, serpenti. Sul corpo notiamo tante macchioline cangianti, dal giallo chiaro all'arancione scuro. Si mimetizzano perfettamente, specialmente nel fogliame, tra le ombre. È meraviglioso, incredibile che possa crescere così tanto in soli 2 anni. A 12 anni avrà moltiplicato la sua massa centinaia di volte e diventerà uno dei predatori più terribili della Terra. Che animale fantastico! Ora gli faccio un paio di foto. Forse non ne vedrò altri. Non voglio liberarlo perché scapperebbe velocemente. Posso tenerlo solo in questo modo. Non mordere, eh? Ancora una foto. È bellissimo. Ecco fatto. Osservatelo mentre si arrampica. In un attimo arriverà ai rami più alti. Lì sarà al sicuro. È incredibile che quel piccolo drago possa crescere a dismisura, diventando una creatura che sembra uscita da miti e leggende. Ho percorso chilometri. Mi chiedo quando riuscirò a compiere la mia missione. Sono alla punta orientale dell'Indonesia, sulle tracce della famosa lucertola mangiatrice di uomini, il drago di Komodo. Voglio fotografare i maschi quando scatenano tutta la loro aggressività durante la lotta per la femmina. Dopo 3 settimane comincio a scoraggiarmi. Non ho ancora trovato quello che cerco, ma non perdo le speranze. Guardate, ho trovato escrementi di drago. Dentro ci sono lembi di pelle, soprattutto degli artigli. Questo drago deve averne mangiato un altro. Ci sono anche denti. È normale perché spesso li inghiottono, ma gli artigli sono un caso speciale. Forse è quello che resta di un drago di 1 metro, 1 metro e mezzo. È la prova che un drago ha attaccato, ucciso e mangiato un altro drago. Da qualche parte qui intorno deve esserci un drago di oltre 2 metri e quasi 1 quintale. Ho trovato resti di denti e artigli, prova evidente di cannibalismo. Sono eccitato.
I draghi sono qui vicino. Il loro territorio è relativamente ristretto, pochi chilometri quadrati. Siamo nella stagione in cui i maschi scatenano spettacolari duelli per la conquista del... Su quest'isola il rapporto è di una femmina ogni due maschi. Dunque la competizione è feroce. La posta in gioco è alta. Spesso l'animale sconfitto ne esce con gravi ferite, fratture ed evidenti cicatrici. Finalmente quello che cercavo. Una lotta tra maschi per il predominio del territorio e delle femmine. Accidenti, che botte! Guardate come usano gli artigli! E sentite che strani versi! È uno scontro tra titani che vogliono imporre con la forza il loro predominio. La lotta sembra appena iniziata. Se tutto procede come credo, assisteremo ad uno spettacolo incredibile. Eccoli ancora. Sentite che sibili. Sono furiosi. Le foto che sto per scattare giustificano settimane di fatica. L'ha preso al fianco. Gli morde il fianco e la zampa. Sentite il rumore dei morsi e delle zanne che si scontrano. Sono rumori sordi. Uno si allontana. Ma ora si puntano nuovamente. Sembra che non ne abbiano abbastanza. Faccia a faccia. Guardate, uno ha aperto la bocca. È spaventoso assistere ad uno scontro tra questi mostri, ma sto scattando foto indimenticabili. Non avrei mai immaginato di arrivarci così vicino. Tremo ogni volta che mi guarda. Non vorrei che mi scambiasse per qualcos'altro. No, devo andarmene. Questo bestione è molto confuso. Che creatura magnifica. Un predatore preistorico dalla forza sovrumana, spinto dall'impulso primordiale dell'accoppiamento. Straordinaria. Sembra di essere catapultati nel passato. È il più bello tra i miei tanti incontri con i rettili. Non potevo chiedere di meglio. Non avrei mai creduto di avvicinarmi tanto ad una creatura. Missione compiuta. Ho scattato foto fantastiche. Dopo l'incredibile avventura su queste isole meravigliose, mi sento legato al destino di questi animali. Ad oggi sono circa 5.000 i draghi che vivono nel loro habitat naturale. Spero che anche i nostri pronipoti possano vederli. Spero abbiate gradito il nostro viaggio alla scoperta degli animali più spettacolari del pianeta. Purtroppo molti sono a rischio d'estinzione. Animal Planet è fiera di sostenere tutte le specie minacciate. Tra poco, la terra dopo l'uomo. Guardate che posto. Un'isola preistorica. Tra tutti questi isolotti perdi l'orientamento. Il posto che sto per raggiungere si chiama Cannibal Rock. Sarà il mio primo campo base. Fantastico.
Sembra che qui un drago di 3 metri abbia divorato un suo simile più piccolo. Cose che capitano in un'isola di cannibali e feroci predatori. Mangiano tutto. Partirò da qui. Ho qualche timore, sono animali particolari. Così grandi che non riuscirei mai a catturarne uno per poi esaminarlo. Devo mantenere le distanze. Sono enormi. Possono mangiarmi vivo. Avrò davvero bisogno del mio bastone magico. Una specie di forcone con cui tenerlo a distanza se mi attacca. Ne sto preparando uno. Questa volta devo essere davvero prudente. Non voglio essere morso. Qui il mare è fantastico. Non c'è posto migliore per le immersioni. Faccio un tuffo per rinfrescarmi. Il caldo è insopportabile. Ma a volte anche la bellezza nasconde pericoli. Qui vivono pesci e serpenti mortali. Se si viene punti da un pesce scoglio, si muore tra atroci sofferenze. È un drago! I draghi di Komodo nuotano molto velocemente. Non so né da dove viene né dove sta andando. Cerco di stargli dietro. È probabile che i draghi abbiano raggiunto queste isole indonesiane a nuoto. Sono i più diretti discendenti di una lucertola gigante di 6 metri che viveva in Australia 40.000 anni fa, un mostro chiamato Megalan. Lo vedete? Non è incredibile? Ero sott'acqua quando ho visto un'ombra. Non ero sicuro di cosa si trattasse. Poi ho visto una lucertola che nuotava come un'anguilla. Ah, incredibile! Dove pescano le aquile di mare è facile trovare anche altri pescatori. Gli abitanti del luogo hanno buone barche. Spero che uno di loro mi faccia da guida. In quest'isola non ho trovato ciò che cercavo. La lucertola più grande del mondo, quella lunga fino a 3 metri. Ho l'impressione che questi signori abbiano passato troppo tempo sotto il sole. Salve, salve. Io sto cercando il drago di Komodo. Conoscete la lucertola gigante? Sì. È lunga più di 2 metri. Vorrei fotografarla. Sì. La conosci? Quello grande, sì. Il grande drago. Lo conosci? Quello dal collo lungo. Vado con lui? Questi uomini fanno più paura del drago. La barca fa acqua, eppure ci viaggiano in 5 anche per 60 chilometri, nelle acque più pericolose del pianeta. È pazzesco. I pescatori mi portano a casa loro, un luogo chiamato Komodo Village.
Si dice che qui vivano i draghi più grandi del mondo. Sembra che un tempo tutta l'isola fosse una prigione. Ancora nell'Ottocento i criminali ci venivano esiliati e lasciati soli a cavarsela contro i famelici draghi. Comunque è bello rivedere un po' di civiltà. È incredibile cosa si prova quando si passa dall'isolamento alla civiltà. Il villaggio è pieno di gente e di cibo per i draghi. Gira la voce che i draghi abbiano dissotterrato cadaveri dalle antiche tombe. Prima di venire qui ho sentito la storia di un bambino mangiato da un drago. Una caratteristica dei draghi di Komodo. Oh no! Scappa! Cerca di scappare. Ma voglio dargli un'occhiata prima che sparisca. Sono dei draghi di Komodo in miniatura, infatti... I draghi di Komodo sono molto più grandi, raggiungono i 3 metri, ma si somigliano molto. Si nutrono di animali morti, proprio come loro. A volte se ne vedono decine accalcati attorno a tartarughe o altre carcasse. Hanno una dentatura poderosa con cui strappano pezzi di carne, li riducono in brandelli e poi li ingoiano uno ad uno. Non hanno bisogno di uccidere prede vive. Di solito i rettili ingeriscono animali di piccole dimensioni e sempre interi, ma loro, a differenza del drago di Komodo, hanno denti affilatissimi. Anche la coda è una tremenda arma difensiva. Statene alla larga. E se non indossate scarponi come questi, vi ritroverete tanti lividi sulla gamba. Mai avvicinarsi a quella bocca. Rischiate di perdere un dito. I draghi di Komodo sono imparentati con questi rettili. Appartengono tutti alla famiglia dei varanidi. Il drago è ovviamente più grande, raggiunge i 90 kg di peso e i 3 metri di lunghezza. Sono nervoso all'idea di trovarmi faccia a faccia con questo terribile predatore, le cui zanne affilate contengono micidiali batteri. Ma sono qui per questo. Per immortalare il drago al culmine della sua aggressività, ovvero quando si scatena in violente e sanguinose battaglie per la conquista della femmina. Sono sull'isola di Flores in Indonesia, una delle 5 isole al mondo dove vivono i draghi di Komodo. Punto ad ovest, verso Lauban Bajo, una vivace città costiera, la porta verso la terra dei draghi. Flores è famosa per il suo passato, che ricorda le fiabe di hobbit e giganti. Oggi la popolazione vive in piccoli insediamenti isolati tra loro. Per fotografare i draghi più grandi del mondo, mi serve un passaggio in barca fino al Parco Nazionale di Komodo, la riserva dedicata a questo splendido animale. Compro le provviste necessarie per le 3 settimane di viaggio verso la terra dei draghi. Salve, vorrei una di queste zucche. È una zucca, vero? Zucca, sì, sì. Indonesiano Labu, Labu. Ah, qui Labu, Labu, ok. Posso tagliarla e cucinarla? C'è una coppia di piccoli draghi che si avvicina. Hanno paura, gli adulti potrebbero divorarli senza neanche interrompere il banchetto. Esiste un ordine gerarchico. Più grande è il drago, più a lungo può mangiare, proprio come gli avvoltoi africani. Ma questi sembrano tutti della stessa grandezza. Ecco perché mangiano insieme. Non c'è disputa tra loro. Visto che zecche sul dorso. Che voracità. Entrano nella carcassa con tutta la testa. Quando hanno finito di mangiare, dopo circa 1 ora e mezza, non resta nulla. Vorrei vedere cosa ne fanno delle ossa. So che riescono a spezzarle con i denti e ingerirne grossi frammenti. Assistere ad un loro pasto è spaventoso. Perdono letteralmente la testa. Non appena sentono l'odore della preda, pensano solo a mangiare. Non lasciano nulla. I loro succhi gastrici digeriscono anche ossa, corna e zoccoli di animali come questo. Si sta avvicinando troppo. Inizio a preoccuparmi. È preso dal pasto, ma si sta avvicinando. Se dovesse saltarmi addosso, non potrei scappare. Si avvicina ancora. È meglio che me ne vada.
Dopo questo spettacolo di velocità, sono ancora più deciso a portare a termine la mia missione. Fotografare un combattimento tra i maschi. Questi sono cuccioli in confronto a quelli che incontrerò dopo. Salve! Mi dispiace, ero occupato con i draghi. Sono stato lì tutto il pomeriggio. Hai la mia attrezzatura? Sono accolto dalla luce rassicurante di una lampada per la pesca ai calamari. Ma ora devo abbandonare le mie guide e proseguire da solo. Grazie, grazie mille. Siete stati gentilissimi. Grazie ancora del vostro aiuto. Arrivederci. Non mi rassicura abbandonare Cannibal Rock per un luogo in cui vivono creature in grado di uccidermi. Dai brividi pensare che possano localizzarmi a chilometri di distanza. Sono venuto in Indonesia alla ricerca del drago di Komodo. È da quando ero bambino che sogno di fotografarli. Per me è uno degli animali più belli del mondo. Camminare in questi posti mette i brividi. So che i draghi possono nascondersi ovunque in attesa della preda. Un daino o persino un bufalo che pesa 5 volte di più di loro. Guardate qui, lo vedete? La mia missione è trovare il maschio più aggressivo e fotografarlo mentre si batte per conquistare la femmina. Oggi, gli ultimi esemplari di drago di Komodo vivono concentrati in 5 piccole, remote isole nella parte orientale dell'Indonesia, in un'area oggi diventata parco nazionale. Il mio viaggio inizia a Flores, un isolotto roccioso dal passato turbolento, nella parte est del parco nazionale di Komodo. Come la maggior parte delle isole indonesiane, Flores è nata da una catastrofe naturale. Una quantità impressionante di lava allo stato liquido eruttò dagli abissi marini 70 milioni di anni fa, creando il panorama unico che possiamo ammirare oggi. Una terra che pullula di animali strani e pericolosi. Non vedo l'ora di stanarli. Che posto fantastico! Basta dire che di recente vi hanno scoperto le ossa di una razza simile ai pigmei che popolava queste grotte. Sempre qui hanno ritrovato resti di draghi di Komodo. È facile supporre che le enormi lucertole siano entrate in contatto con questo piccolo popolo. Ma erano i nani a cacciare i draghi oppure il contrario? Siamo a giugno. Il periodo in cui i draghi maschi raggiungono il massimo dell'aggressività, spinti dall'impulso irrefrenabile dell'accoppiamento. Spesso scoppiano lotte violente e sanguinose per la supremazia. Avvicinarsi durante una di queste liti è pericoloso, ma voglio scattare una foto indimenticabile. La mia attenzione è attirata dalle grida di alcuni macachi. Qui vicino potrebbe essere in agguato un pericoloso predatore. Sembrano delle scimmie, dei macachi. Spesso condividono lo stesso ambiente dei draghi. Qualcosa si muove lassù. Sembra grande. Se è un serpente, è grande. Se mi sbrigo, dovrei vedere qualcosa. Forse sarò fortunato. Ok. Un serpente! È enorme! Un pitone reticolato. Devo sbrigarmi prima che se ne accorga. Preso! L'ho preso! È un serpente straordinario, il più forte del mondo. Di solito i serpenti così grossi, di 4 o 5 metri, non sono pericolosi, ma il pitone reticolato è tutta un'altra storia. Mi sta stringendo il braccio, non posso sfilarlo, ma devo tenerlo lontano dal collo. L'ha preso al fianco. Gli morde il fianco e la zampa. Sentite il rumore dei morsi e delle zanne che si scontrano.
Sono rumori sordi. Uno si allontana, ma ora si puntano nuovamente. Sembra che non ne abbiano abbastanza. Faccia a faccia. Guardate, uno ha aperto la bocca. È spaventoso assistere ad uno scontro tra questi mostri, ma sto scattando foto indimenticabili. Non avrei mai immaginato di arrivarci così vicino. Tremo ogni volta che mi guarda. Non vorrei che mi scambiasse per qualcos'altro. Ma devo andarmene. Questo bestione è molto confuso. Che creatura magnifica. Un predatore preistorico dalla forza sovrumana, spinto dall'impulso primordiale dell'accoppiamento. Hanno una forza straordinaria. Sembra di essere catapultati nel passato. È il più bello tra i miei tanti incontri con i rettili. Non potevo chiedere di meglio. Non avrei mai creduto di avvicinarmi tanto ad una creatura. Missione compiuta. Ho scattato foto fantastiche. Dopo l'incredibile avventura su queste isole meravigliose, mi sento legato al destino di questi animali. Ad oggi sono circa 5.000 i draghi che vivono nel loro habitat naturale. Spero che anche i nostri pronipoti possano vederli. Spero abbiate gradito il nostro viaggio alla scoperta degli animali più spettacolari del pianeta. Purtroppo molti sono a rischio d'estinzione. Animal Planet è fiera di sostenere tutte le specie minacciate. Ha un corpo simile agli altri varanidi e ne esistono così tante specie. Ma si nota subito la grandezza della testa rispetto al corpo e poi il muso squadrato. È il muso che lo distingue. È un animale molto forte, ha la pelle molto dura. Queste milioni di piccole macchie gli permettono di mimetizzarsi fra gli alberi. Scende a terra lentamente e una volta sul suolo diventa più scuro e torna a confondersi con l'ambiente. Una perfetta macchina mimetica. Inoltre ha artigli robusti. Se ci metto il dito sotto noterete che sono affilati come rasoi. Grazie a questi artigli può afferrare ogni tipo di preda. Ora ve lo dimostro. Guardate che presa. E guardate gli artigli. Posso tirare con tutta la mia forza, non riuscirò a staccarlo. Immaginateli piantati nella carne. Il fatto che sia cresciuto tanto da poter scendere dall'albero è buon segno. Molti muoiono prima di arrivare a quest'età. Solo il 3 e massimo 4% dei rettili raggiunge l'età adulta. Sono stato fortunato. Ora lo sollevo. Guardate come muove il collo. Non sembra un dinosauro? In un certo senso lo è. Guardate il muso. È fantastico, non vede l'ora di andarsene. Ora lo libero. Sono nel cuore del Parco Nazionale di Komodo. 5 isole da sogno ad est dell'Oceano Indiano. Qui vivono gli ultimi draghi di Komodo. Sono qui, da qualche parte. Devo solo trovarli. Sono qui per fotografare un violento combattimento tra maschi per la conquista della femmina. Quest'anno le piogge monsoniche tardano ad arrivare. È un giugno insolitamente caldo.
Il panorama è splendido. Un posto magnifico per studiare gli animali. Dove pescano le aquile di mare, è facile trovare anche altri pescatori. Non posso più perdere tempo con i gechi. Devo sbrigarmi. Devo concentrare le mie energie per fotografare un combattimento tra i draghi. Queste lotte hanno luogo soltanto tra maggio ed agosto e spesso si esauriscono in pochi secondi. Spero di trovarmi nel posto giusto al momento giusto. Nelle ultime 3 settimane ho fatto di tutto per fotografare i draghi di Komodo, ma non ho ancora raggiunto il mio obiettivo, immortalare un duello tra maschi. Eccola! Vedo una lucertola su un albero. È davvero grande! Presa. Non è facile arrivare lassù. Sta cercando di graffiarmi. Guardate. Ah, eccoci qui. Guardate che bello. Sapete una cosa? Se mi trovassi in qualsiasi altro posto e vedessi un piccolo varano su un albero, non ci farei caso. Sono animali comuni. Ma dato che siamo a Komodo, meglio dare un'occhiata. E ho avuto ragione. Guardate quanto è grossa la testa rispetto al corpo e osservate il muso che forma quadrata. È un piccolo drago di Komodo. Incredibile. Non capita tutti i giorni. Sono molto agili, riescono a mimetizzarsi e a sparire in un attimo. Appena le uova si schiudono, i piccoli draghi escono dal nido e scappano su un albero, salendo il più in alto possibile. Hanno paura di essere divorati dai genitori. I draghi di Komodo sono attirati dal minimo movimento e mangiano i loro stessi figli. Per un piccolo drago il rifugio migliore è in cima agli alberi. Infatti ci passano i primi anni di vita, cibandosi di piccoli insetti, gechi, serpenti. Sul corpo notiamo tante macchioline cangianti, dal giallo chiaro all'arancione scuro. Si mimetizzano perfettamente, specialmente nel fogliame, tra le ombre. È meraviglioso, incredibile che possa crescere così tanto in soli 2 anni. A 12 anni avrà moltiplicato la sua massa centinaia di volte e diventerà uno dei predatori più terribili della Terra. Che animale fantastico! Ora gli faccio un paio di foto. Forse non ne vedrò altri. Non voglio liberarlo perché scapperebbe velocemente. Posso tenerlo solo in questo modo. Non mordere, eh? Mi chiedo quando riuscirò a compiere la mia missione. Sono alla punta orientale dell'Indonesia, sulle tracce della famosa lucertola mangiatrice di uomini, il drago di Komodo. Voglio fotografare i maschi quando scatenano tutta la loro aggressività durante la lotta per la femmina. Dopo 3 settimane comincio a scoraggiarmi. Non ho ancora trovato quello che cerco, ma non perdo le speranze. Guardate, ho trovato escrementi di drago. Dentro ci sono lembi di pelle, soprattutto degli artigli. Questo drago deve averne mangiato un altro. Ci sono anche denti. È normale perché spesso li inghiottono, ma gli artigli sono un caso speciale. Forse è quello che resta di un drago di 1 metro, 1 metro e mezzo. È la prova che un drago ha attaccato, ucciso e mangiato un altro drago. Da qualche parte qui intorno deve esserci un drago di oltre 2 metri e quasi 1 quintale. Ho trovato resti di denti e artigli, prova evidente di cannibalismo. Sono eccitato.
I draghi sono qui vicino. Il loro territorio è relativamente ristretto, pochi chilometri quadrati. Siamo nella stagione in cui i maschi scatenano spettacolari duelli per la conquista del... Su quest'isola il rapporto è di una femmina ogni due maschi. Dunque la competizione è feroce. La posta in gioco è alta. Spesso l'animale sconfitto ne esce con gravi ferite, fratture ed evidenti cicatrici. Finalmente quello che cercavo. Una lotta tra maschi per il predominio del territorio e delle femmine. Accidenti, che botte! Guardate come usano gli artigli! E sentite che strani versi! È uno scontro tra titani che vogliono imporre con la forza il loro predominio. La lotta sembra appena iniziata. Se tutto procede come credo, assisteremo ad uno spettacolo incredibile. Eccoli ancora. Sentite che sibili. Sono furiosi. Le foto che sto per scattare giustificano settimane di fatica. L'ha preso al fianco. Gli morde il fianco e la zampa. Sentite il rumore dei morsi e delle zanne che si scontrano. Sono rumori sordi. Uno si allontana. Ma ora si puntano nuovamente. Sembra che non ne abbiano abbastanza. Faccia a faccia. Guardate, uno ha aperto la bocca. Poco hanno buone barche. Spero che uno di loro mi faccia da guida. In quest'isola non ho trovato ciò che cercavo. La lucertola più grande del mondo. Quella lunga fino a 3 metri. Ho l'impressione che questi signori abbiano passato troppo tempo sotto il sole. Salve, salve. Io sto cercando il drago di Komodo. Conoscete la lucertola gigante? Sì. È lunga più di 2 metri. Vorrei fotografarla. Sì. La conosci? Quello grande, sì. Il grande drago. Lo conosci? Quello dal collo lungo. Vado con lui? Questi uomini fanno più paura del drago. La barca fa acqua, eppure ci viaggiano in 5 anche per 60 chilometri, nelle acque più pericolose del pianeta. È pazzesco. I pescatori mi portano a casa loro, un luogo chiamato Komodo Village. Si dice che qui vivano i draghi più grandi del mondo. Sembra che un tempo tutta l'isola fosse una prigione. Ancora nell'Ottocento i criminali ci venivano esiliati e lasciati soli a cavarsela contro i famelici draghi. Comunque è bello rivedere un po' di civiltà. È incredibile cosa si prova quando si passa dall'isolamento alla civiltà. Il villaggio è pieno di gente e di cibo per i draghi. Gira la voce che i draghi abbiano dissotterrato cadaveri dalle antiche tombe. Prima di venire qui ho sentito la storia di un bambino mangiato da un drago, un'agghiacciante testimonianza della pericolosità dell'unica lucertola mangiatrice di uomini. Il capo villaggio mi ha trovato un posto per la notte. Qui posso recuperare le forze in attesa di riprendere la mia missione. Grazie, grazie mille. Ci vediamo domani. E grazie ancora. Salve, come va? Felice di conoscerti. Ah, è tua moglie. La gente del posto è molto ospitale. L'hai pescato in mare? Sì, fantastico. Mi dirigo verso la famosa Cannibal Rock,
Una scogliera battezzata così da un sub che vide un drago di Komodo divorarne un altro. Ecco cosa intendevo per avventura. Guardate che posto. Un'isola preistorica. Tra tutti questi isolotti perdi l'orientamento. Il posto che sto per raggiungere si chiama Cannibal Rock. Sarà il mio primo campo base. Fantastico. Sembra che qui un drago di 3 metri abbia divorato un suo simile più piccolo. Cose che capitano in un'isola di cannibali e feroci predatori. Mangiano tutto. Partirò da qui. Ho qualche timore, sono animali particolari. Così grandi che non riuscirei mai a catturarne uno per poi esaminarlo. Devo mantenere le distanze. Sono enormi. Possono mangiarmi vivo. Avrò davvero bisogno del mio bastone magico. Una specie di forcone con cui tenerlo a distanza se mi attacca. Ne sto preparando uno. Questa volta devo essere davvero prudente. Non voglio essere morso. Qui il mare è fantastico. Non c'è posto migliore per le immersioni. Faccio un tuffo per rinfrescarmi. Il caldo è insopportabile. Ma a volte anche la bellezza nasconde pericoli. Qui vivono pesci e serpenti mortali. Se si viene punti da un pesce scoglio, si muore tra atroci sofferenze. È un drago! I draghi di Komodo nuotano molto velocemente. Non so né da dove viene né dove sta andando. Cerco di stargli dietro. È probabile che i draghi abbiano raggiunto queste isole indonesiane a nuoto. Sono i più diretti discendenti di una lucertola gigante di 6 metri che viveva in Australia 40.000 anni fa, un mostro chiamato Megalan. Lo vedete? Non è incredibile? Ero sott'acqua quando ho visto un'ombra. Non ero sicuro di cosa si trattasse. Poi ho visto una lucertola che nuotava come un'anguilla. Ah, incredibile! Mentre cercavo di seguirla, me lo sono trovato davanti. Non ha cercato di attaccarmi, ma mi ha fissato finché non mi sono allontanato. L'ho seguito al nuoto. Sono ottimi nuotatori. Non so dove va, ma voglio seguirlo sulla spiaggia. Ah, che esperienza fantastica! Che opportunità! Non so da dove viene. Probabilmente da un'altra isola. Gli scienziati dicono che può fiutare il cibo fino a 10 km di distanza, di solito carogne. Deve aver fiutato qualcosa e io gli vado dietro. Provo a seguirlo per vedere che succede. Ecco il pasto del drago, guardate. Sente l'odore. Qui vicino deve esserci una carcassa. Non ho la macchina fotografica. Non ho neanche il bastone del drago, mi ero tuffato per fare il bagno. Vorrei avvicinarmi. È tanto che sogno questa opportunità. La carcassa deve essere qui da parecchio tempo perché è tutta gonfia. Guardate, ci infila la testa dentro. Provo ad avvicinarmi. Non vorrei azzardare troppo. Che peccato che non ho la macchina. Cosa più grave, neanche il bastone magico. Almeno potrei tenerlo a distanza se si avvicinasse. Ora potrei solo buttarmi in mare. Guardate come ci affondano la testa, incredibile. Ne hanno sentito l'odore da chilometri. Quello che ho seguito era in mare aperto. Veniva da un'altra isola. Ora divorano le interiora. Sono animali crudeli e carnivori. Mangiano qualsiasi cosa. Un grosso vantaggio qui.
L'animale deve essere morto da un paio di giorni. Non sappiamo come. Forse è stato ucciso da un altro drago. Ecco perché hanno la bocca piena di batteri. Mangiano carogne in putrefazione. Gli scienziati hanno scoperto nella loro bocca fino a 70 diversi batteri e alcuni sono letali. Quando attaccano un animale più grande di loro basta un morso per intossicarlo. La preda sopravvive per alcuni giorni, anche una settimana, ma poi muore di setticemia. Una volta morta il drago la ritrova e la divora. Che peccato non avere la macchina fotografica. Avrei fatto delle foto fantastiche. Spero di avere un'altra occasione. Sono spettacoli frequenti su quest'isola, ma è difficile trovarsi nel posto giusto al momento giusto. C'è una coppia di piccoli draghi che si avvicina. Hanno paura, gli adulti potrebbero divorarli senza neanche interrompere il banchetto. Esiste un ordine gerarchico. Più grande è il drago, più a lungo può mangiare, proprio come gli avvoltoi africani. Ma questi sembrano tutti della stessa grandezza. Ecco perché mangiano insieme. Non c'è disputa tra loro. Visto che zecche sul dorso. Che voracità! Entrano nella carcassa con tutta la testa. Quando hanno finito di mangiare, dopo circa un'ora e mezza, non resta nulla. Vorrei vedere cosa ne fanno delle ossa. So che riescono a spezzarle con i denti e ingerirne grossi frammenti. Assistere ad un loro pasto è spaventoso. Perdono letteralmente la testa. Non appena sentono l'odore della preda, pensano solo a mangiare. Non lasciano nulla. I loro succhi gastrici digeriscono anche... Si dice che questo animale abbia l'alito più pesante in natura. Ricorda l'odore della carne in putrefazione. Sto parlando del drago di Komodo, la lucertola più grande del mondo. La mia missione è trovare il maschio più aggressivo e fotografarlo mentre si batte per conquistare la femmina. Oggi gli ultimi esemplari di drago di Komodo vivono concentrati in 5 piccole remote isole nella parte orientale dell'Indonesia, in un'area oggi diventata parco nazionale. Il mio viaggio inizia a Flores, un isolotto roccioso dal passato turbolento, nella parte est del parco nazionale di Komodo. Come la maggior parte delle isole indonesiane, Flores è nata da una catastrofe naturale. Una quantità impressionante di lava allo stato liquido eruttò dagli abissi marini 70 milioni di anni fa, creando il panorama unico che possiamo ammirare oggi. Una terra che pullula di animali strani e pericolosi. Non vedo l'ora di stanarli. Che posto fantastico! Basta dire che di recente vi hanno scoperto le ossa di una razza simile ai pigmei che popolava queste grotte. Sempre qui hanno ritrovato resti di draghi di Komodo. È facile supporre che le enormi lucertole siano entrate in contatto con questo piccolo popolo. Ma erano i nani a cacciare i draghi oppure il contrario? Siamo a giugno. Il periodo in cui i draghi maschi raggiungono il massimo dell'aggressività, spinti dall'impulso irrefrenabile dell'accoppiamento. Spesso scoppiano lotte violente e sanguinose per la supremazia. Avvicinarsi durante una di queste liti è pericoloso, ma voglio scattare una foto indimenticabile. La mia attenzione è attirata dalle grida di alcuni macachi. Qui vicino potrebbe essere in agguato un pericoloso predatore. Sembrano delle scimmie, dei macachi. Spesso condividono lo stesso ambiente dei draghi. Qualcosa si muove lassù. Sembra grande. Se è un serpente, è grande. Se mi sbrigo, dovrei vedere qualcosa. Forse sarò fortunato. Ok. Un serpente! È enorme! Un pitone reticolato. Devo sbrigarmi prima che se ne accorga. Preso! L'ho preso! È un serpente straordinario, il più forte del mondo. Di solito i serpenti così grossi, di 4 o 5 metri, non sono pericolosi, ma il pitone reticolato è tutta un'altra storia. Mi sta stringendo il braccio, non posso sfilarlo, ma devo tenerlo lontano dal collo. Guardate. Non riesco a sfilare il braccio. Non sarà facile liberarsi di questo serpente. È la specie più grande al mondo, supera i 10 metri.
Hanno un centinaio di denti con i quali afferrano la loro preda per poi stritolarla e asfissiarla. In pratica, quando la preda butta fuori l'aria, il serpente la stringe ulteriormente fino a soffocarla. I suoi denti sono come aghi appuntiti ed uncinati, ne ha un centinaio. Sono affilatissimi. Li usa per afferrare la preda, non per masticare. Cattura la preda per poi asfissiarla, ma non per masticarla. Per prima cosa cerca la testa ingoiandola per intero. Un meccanismo diverso dal drago di Komodo. I suoi denti non sono fatti per afferrare, ma per strappare carne. Il drago di Komodo attacca a prescindere dalle dimensioni della preda, sempre nei limiti della sua forza. Quindi potete immaginare perché devo impedire che mi arrivi al collo. Un esemplare adulto può raggiungere i 10 metri. Se dovesse affrontare un drago di Komodo, sarebbe un duello degno di Jurassic Park. Non riesco a sfilare il braccio. Ecco, ora mi stringe le gambe. Coraggio. Si chiama pitone reticolato per i disegni sulla pelle. Reticolato, cioè a rete. Sotto il sole il corpo sembra brillare con tutte queste sfumature viola, giallo e marrone. Sono venuto qui per cercare i draghi di Komodo, ma ho scoperto che queste giungle tropicali ospitano una fauna ricchissima. L'uomo non vi si è ancora insediato, quindi gli animali vivono liberi e possono crescere a piacimento, come nel caso del drago di Komodo. Devo mollarlo. Mi ha bloccato la circolazione del braccio. Non lo sento più. Se non me ne libero subito, non ne uscirò vivo. Devo solo... Ah, è fortissimo da non credere. Il pitone reticolato è uno dei pochi serpenti in grado di uccidere e divorare un uomo. Cerco di liberare il braccio. È stretto in una morsa fortissima. Più stringe, più aumenta il rischio. Immaginate se uno vi si attorcigliasse intorno al collo. Non potreste fare nulla. E questo è un cucciolo, ve lo assicuro. Un adulto è 4 volte più grande. Ecco fatto. Mi sono liberato. Adesso lo rimetto sull'albero. Voglio lasciarlo esattamente dove l'ho trovato. Wow! È stato fantastico trovare un serpente di queste dimensioni in un dirupo. Fantastico! Che lucertola! Forse il mio primo drago. Questa grotta è un paradiso primitivo, ricco di sorprese. Guardate come corre! Guardate che meraviglia! Preso! Guardate! Ce l'ha con me. È un varano acquatico, un predatore micidiale, presente su quasi tutta l'isola. Vive sulla terraferma, ma anche nell'acqua. Caccia anche in mare. Guardate che artigli. Possono afferrare di tutto. E guardate che zanne. Ad ogni morso strappano brandelli di carne. Hanno le stesse caratteristiche dei draghi di Komodo. Oh no! Scappa! Cerca di scappare. Ma voglio dargli un'occhiata prima che sparisca. Sono dei draghi di Komodo in miniatura, infatti... I draghi di Komodo sono molto più grandi, raggiungono i 3 metri, ma si somigliano molto. Si nutrono di animali morti, proprio come loro. A volte se ne vedono decine accalcati attorno a tartarughe o altre carcasse. Hanno una dentatura poderosa con cui strappano pezzi di carne, li riducono in brandelli e poi li ingoiano uno ad uno. Non hanno bisogno di uccidere prede vive. Di solito i rettili ingeriscono animali di piccole dimensioni e sempre interi, ma loro, a differenza del drago di Komodo, hanno denti affilatissimi. Anche la coda è una tremenda arma difensiva. Statene alla larga. E se non indossate scarponi come questi, vi ritroverete tanti lividi sulla gamba. Mai avvicinarsi a quella bocca. Rischiate di perdere un dito. I draghi di Komodo sono imparentati con questi rettili.
appartengono tutti alla famiglia dei Varanidi. Il drago è ovviamente più grande, raggiunge i 90 kg di peso e i 3 metri di lunghezza. Sono nervoso all'idea di trovarmi faccia a faccia con questo terribile predatore, le cui zanne affilate contengono micidiali batteri. Ma sono qui per questo, per immortalare il drago al culmine della sua aggressività, ovvero quando si scatena in violente e sanguinose battaglie per la conquista della femmina. Sono sull'isola di Flores, in Indonesia, una delle 5 isole al mondo dove vivono i draghi di Komodo. Punto ad ovest, verso Lauban Bajo, una vivace città costiera, la porta verso la terra dei draghi. Flores è famosa per il suo passato, che ricorda le fiabe di hobbit e giganti. Oggi la popolazione vive in piccoli insediamenti isolati tra loro. Per fotografare i draghi più grandi del mondo, mi serve un passaggio in barca fino al Parco Nazionale di Komodo, la riserva dedicata a questo splendido animale. Compro le provviste necessarie per le 3 settimane di viaggio verso la terra dei draghi. Salve, vorrei una di queste zucche. È una zucca, vero? Zucca, sì, sì. Indonesiano Labu, Labu. Ah, qui Labu, Labu, ok. Posso tagliarla e cucinarla? Sì, sì. Ne voglio una. Quanto costa? Non scherzi, quanto? Ok, quanto? Cos'è? 1000? Così? Come ha detto che si chiama in indonesiano? Labu. Labu, me lo ricorderò, Labu. Grazie mille. La mangerò stasera, bene. Grazie. Trimi a case, proprio quello che volevo dire, trimi a case. Grazie mille, fantastico. Dovrei prenderne di più. Mi dicono che il mercato sia il posto giusto per rimediare una barca con cui raggiungere il Parco Nazionale di Komodo, l'unico posto dove potrò incontrare il drago. Quanto costa? Quanto? Sì. Questo è il bastone magico di Komodo. Il bastone del drago. Lo conosci? Per la grande lucertola, il bastone del drago. Il pescatore deve aver visto il mio bastone a chiappadraghi. Per i guardiani del Parco Nazionale, questo oggetto ha poteri magici. Tutti sanno che sarà la mia unica difesa contro le zanne di un drago affamato. Mi serve una barca per andare lì. Ho una barca, sì. Ce l'hai? È una bella barca. Me la fai vedere? Ora? Certo. Che fortuna. Ho trovato un amico che mi aiuterà a raggiungere le isole incantate del Parco Nazionale di Komodo. Sono eccitato. Sarà un'avventura fantastica in un posto incredibile, reso famoso anche da queste fantastiche creature. Non vedo l'ora di saperne di più. Qui a Flores è difficile incontrarli. Evitano il contatto con l'uomo, ma nel posto dove sto andando troverò senz'altro la tana della lucertola più grande del mondo. Qui avete buone barche. Siete tutti lupi di mare. Ci sono dei marinai esperti. Te lo chiedo perché so che qui ci sono strane correnti. Non voglio che la barca si capovolga. Rischierai di affogare. Non morirai, tranquillo. Mi dirigo verso un luogo misterioso e inesplorato. Non so cosa. Qui vivono i draghi. Era questo l'avvertimento che gli esploratori leggevano sulla mappa quando si addentravano in queste acque. Chi è riuscito a non affogare e a non essere divorato da un drago è tornato con fantastiche storie di giganti e mostri famelici. Erano uomini coraggiosi, ma in quei momenti avevano paura, come me.
L'avventura è iniziata da 36 ore. Mi avvicino a Rincha, una delle 5 isole al mondo dove vivono ancora i draghi di Komodo, le lucertole più grandi del mondo. Che ossa, corna e zoccoli di animali come questo. Si sta avvicinando troppo, inizio a preoccuparmi. È preso dal pasto, ma si sta avvicinando. Se dovesse saltarmi addosso, non potrei scappare. Si avvicina ancora. È meglio che me ne vada. Dopo questo spettacolo di velocità, sono ancora più deciso a portare a termine la mia missione. Fotografare un combattimento tra i maschi. Questi sono cuccioli in confronto a quelli che incontrerò dopo. Salve! Mi dispiace, ero occupato con i draghi. Sono stato lì tutto il pomeriggio. Hai la mia attrezzatura? Sono accolto dalla luce rassicurante di una lampada per la pesca ai calamari. Ma ora devo abbandonare le mie guide e proseguire da solo. Grazie, grazie mille. Siete stati gentilissimi. Grazie ancora del vostro aiuto. Arrivederci. Non mi rassicura abbandonare Cannibal Rock per un luogo in cui vivono creature in grado di uccidermi. Dà i brividi pensare che possano localizzarmi a chilometri di distanza. Sono venuto in Indonesia alla ricerca del drago di Komodo. È da quando ero bambino che sogno di fotografarli. Per me è uno degli animali più belli del mondo. Camminare in questi posti mette i brividi. So che i draghi possono nascondersi ovunque in attesa della preda. Un daino o persino un bufalo che pesa 5 volte di più di loro. Guardate qui, lo vedete? Un perfetto esempio di mimetismo. È una vipera, verde come l'albero. Devo stare molto attento perché è piccola e colpisce veloce. Presa. Sembra simpatica, eh? Non è carina? Questa è quasi blu, ma di solito sono di un verde vivo. È sempre la stessa specie, cambia solo il colore. Spesso si confonde con altri serpenti. La specie è la stessa, ma ha colori differenti. Non c'è una vera spiegazione per questo fenomeno. È carinissimo, non trovate? È un serpente molto rapido, bisogna stare attenti. Come tutte le vipere, ha una bella mira. Tra occhi e narici c'è il minuscolo recettore di calore. Adesso che tira fuori la lingua si vede meglio. Ecco, ora potete vederlo. Con questi riesce a puntare una preda anche senza vederla, anche in piena notte. Questi recettori rilevano ogni movimento in base alla concentrazione di calore. Può trattarsi di un topolino come di un altro animale, il discorso non cambia. Di solito cacciano piccoli animali come gechi, uccellini, topi. I draghi che vivono sugli alberi entrano spesso in contatto con questi animali. Ovviamente non se ne preoccupano. È più frequente che i draghi mangino loro che non il contrario. Ha denti molto grandi, ricurvi, come tutte le vipere. Guardate. Sta pensando, se questo tipo non molla la coda, gli do un bel morso. I loro denti si piegano contro il palato. Per questo possono crescere tanto, circa un centimetro. Il loro veleno è tossico, o meglio, citotossico. Intacca i vasi sanguigni, anche se non è letale per l'uomo. Comunque sia, è meglio evitare un morso. Il veleno è molto doloroso e può provocare necrosi. Questa è quasi la loro lunghezza massima. Arrivano a circa 75 centimetri, ma il loro morso fa davvero male. Immaginatelo nel verde della giungla. Non lo vedreste mai. Sono stato fortunato a trovarlo. Io so dove cercare, ma solitamente, quando se ne stanno immobili tra il fogliame, è quasi impossibile notarli. Si mimetizzano perfettamente. Guardate com'è veloce. Assume la posizione d'attacco. Si avvolge a spirale, punta l'avversario e fa vibrare la lingua. Valuta se può sferrare un colpo preciso. Non spreca energie preziose. Non attacca se non è alla distanza giusta.
E io non voglio essere il suo bersaglio. Non voglio essere morso. Vediamo se riesco a fargli qualche bella foto. Stai fermo. Starà pensando... Ora lo uccido, sono furioso. Fantastico, sta fissando l'obiettivo, è bellissimo. Ecco, sale sull'albero, guardate come si muove. Guardate, sale lentamente. Non è incredibile? Nel bel mezzo del nulla, ripasso mentalmente i racconti dell'isola, come quella del barone svizzero, che nel 1974 si sdraiò da queste parti per fare un pisolino e finì dritto nelle fauci di un drago. Di lui furono ritrovate solo una scarpa insanguinata e la macchina fotografica. Chissà se prima di morire avrà scattato almeno delle belle foto. È tanto che aspetto questo momento. Per la prima volta sto per immortalare un drago. Ho trovato il mio primo drago, guardate! Ah, se ne vuole andare! Vuole scappare come una lepre. Ok, non posso rischiare di essere morso. A questa età ha già iniziato a mangiare carogne e piccoli animali. Non sappiamo se ha sviluppato dei batteri nella bocca. Ci si può confondere. A quest'età ha un corpo simile agli altri varanidi. E ne esistono così tante specie. Ma si nota subito la grandezza della testa rispetto al corpo e poi il muso squadrato. È il muso che lo distingue. È un animale molto forte, ha la pelle molto dura. Queste milioni di piccole macchie gli permettono di mimetizzarsi fra gli alberi. Scende a terra lentamente e una volta sul suolo diventa più scuro e torna a confondersi con l'ambiente. Una perfetta macchina mimetica. Inoltre ha artigli robusti. Se ci metto il dito sotto noterete che sono affilati come rasoi. Grazie a questi artigli può afferrare ogni tipo di preda. Ora ve lo dimostro. Guardate che presa! E guardate gli artigli! Posso tirare con tutta la mia forza, non riuscirò a staccarlo. Immaginateli piantati nella carne. Il fatto che sia cresciuto tanto da poter scendere dall'albero è buon segno. Molti muoiono prima di arrivare a quest'età. Solo il 3 e massimo 4% dei rettili raggiunge l'età adulta. Sono stato fortunato. Ora lo sollevo. Guardate come muove il collo. Non sembra un dinosauro? In un certo senso lo è. Guardate il muso. È fantastico, non vede l'ora di andarsene. Ora lo libero. Sono nel cuore del Parco Nazionale di Komodo. 5 isole da sogno ad est dell'Oceano Indiano. Qui vivono gli ultimi draghi di Komodo. Sono qui, da qualche parte. Devo solo trovarli. Sono qui per fotografare un violento combattimento tra maschi per la conquista della femmina. Quest'anno le piogge monsoniche tardano ad arrivare. È un giugno insolitamente caldo. Il panorama è splendido. Un posto magnifico per studiare gli animali. Dove pescano le aquile di mare è facile trovare anche altri pescatori. Gli abitanti del luogo hanno buone barche. Spero che uno di loro mi faccia da guida. In quest'isola non ho trovato ciò che cercavo. La lucertola più grande del mondo, quella lunga fino a 3 metri. Ho l'impressione che questi signori abbiano passato troppo tempo sotto il sole. Salve, salve. Io sto cercando il drago di Komodo. Conoscete la lucertola gigante? Sì. È lunga più di 2 metri. Vorrei fotografarla. Sì. La conosci?
Quello grande, sì. Il grande drago. Lo conosci? Quello dal collo lungo. Vado con lui? Questi uomini fanno più paura del drago. La barca fa acqua, eppure ci viaggiano in 5 anche per 60 chilometri, nelle acque più pericolose del pianeta. È pazzesco. I pescatori mi portano a casa loro, un luogo chiamato Komodo Village. Si dice che qui vivano i draghi più grandi del mondo. Sembra che un tempo tutta l'isola fosse una prigione. Ancora nell'Ottocento i criminali ci venivano esiliati e lasciati soli a cavarsela contro i famelici draghi. Comunque è bello rivedere un po' di civiltà. È incredibile cosa si prova quando si passa dall'isolamento alla civiltà. Il villaggio è pieno di gente e di cibo per i draghi. Gira la voce che i draghi abbiano dissotterrato cadaveri dalle antiche tombe. Prima di venire qui ho sentito la storia di un bambino mangiato da un drago, un'agghiacciante testimonianza della pericolosità dell'unica lucertola mangiatrice di uomini. Il capo villaggio mi ha trovato un posto per la notte. Qui posso recuperare le forze in attesa di riprendere la mia missione. Grazie, grazie mille. Ci vediamo domani. E grazie ancora. Salve, come va? Felice di conoscerti. Ah, è tua moglie. La gente del posto è molto ospitale. L'hai pescato in mare? Sì, fantastico. Niente supermercati, si va direttamente nell'oceano. Fantastico. Un tokai. E lui? Lo sento. È nella casa. Posso vedere? È un geco enorme. È un geco domestico. Voglio dire che vive abitualmente nelle case, con la gente. Qui ce ne sono molti, ma non è facile trovarli perché si nascondono in spazi molto piccoli. È difficile. Si infila rapidamente sotto il tetto. Bisogna seguire il rumore. Preso! Eccolo, preso! Eccolo qui. Guardate, eccolo. Occhio a dove mettete i piedi. Il tokai morde. Attenzione, vuoi provare? Morde. Certo che morde. Sul naso? Questo è il secondo geco più grande del mondo. Guardate nella bocca. Ha circa 100 denti, affilatissimi.